I cittadini non si sentono partecipi perché quello che noi auspichiamo, crediamo e combattiamo è che il prossimo Presidente della Repubblica venga votato dal popolo, perché la nostra Costituzione dice che il popolo è sovrano. Quindi noi continueremo a fare questa battaglia per stare vicino ai cittadini. Poi certo siamo consapevoli e lo spero che la maggioranza sia consapevole che le imprese, i lavoratori e le famiglie hanno tantissimi problemi, perché di fatto siamo un lockdown economico ed economicamente siamo messi peggio di 2 anni fa. E quindi mi auguro che la politica scelga velocemente un Presidente della Repubblica che mi auguro per una volta sia un arbitro e non un giocatore.